scuola, progetto della direzione didattica di Cassola, e ritira il premio il dottor Sandro Pizzato. Le sentiamo le motivazioni. Organizzare la conoscenza multimediale, educare il linguaggio delle immagini, produrre multimedialità rendendo i ragazzi protagonisti attivi e capaci di appropriarsi dei diversi codici di linguaggio. Il progetto individua la promozione e la diffusione dell'apprendimento e dell'insegnamento del linguaggio cinematografico e audiovisivo. I bambini sono considerati soggetti di diritto come gli adulti e perciò deve essere garantito loro il diritto di ricevere informazioni e di partecipare alla costruzione della comunicazione. E la commissione, come sintesi del progetto, dice è stato elaborato in modo originale e in linea con il bando di concorso ed è trasferibile ad altre realtà. Quindi grazie. A voi. Consegna il premio al signor Franco Porta. Grazie mille alla Fondazione. Ecco, ringrazio tantissimo la Fondazione Bourdignon che ci ospita oggi anche con un riconoscimento per il nostro progetto. Io penso che abbiate un po' capito qual è il senso del progetto. La nostra scuola ormai ha un percorso decennale, ecco, con la multimedialità abbiamo speso, siamo impegnati anche per fornire la scuola di questi strumenti che non sempre è tanto facile poi avere in dotazione. Ma comunque gli strumenti sono solo mezzi, la finalità che noi vogliamo perseguire non è quello che imparino a usare il computer, ma che attraverso queste tecnologie, e non solo il computer, ecco, imparino veramente a diventare cittadini consapevoli della realtà comunicativa che ci sta